Si chiama ancora Partito Comunista? Sì, no. Si è giunta voce che qualcuno l'ha detto. Allora c'è stato qualcuno che un giorno ha detto: chiamiamo Rivo, qua c'è, ma qualcuno ha detto: ma una cazzata, un partito o un agriturismo? I comunisti, ci sono ancora, anche perché c'è stato uno in Italia che negli ultimi 20 anni, tutte le volte che andava in televisione, in piazza, diceva: sinistra, sinistra. Arrivano i comunisti, arrivano i comunisti, arrivano i comunisti, a farsi dire con i comunisti, con i comunisti, guarda, un comunista ha pensato, forse devo arrivare. E infatti l'altro giorno ho incontrato un comunista per strada, lo sapevo, sono comunista, ho bisogno delle informazioni, ma cosa vuol dire? Ma mi dica, ma per andare dove devo arrivare? Ma da dove cazzo devo partire? No, ma è tutto molto cambiato. La Fiat c'è ancora? Licenzia ancora in Italia e assume in Michigan, e tutto, ci sono delle cose cambiate. Per il Vaticano si sta aprendo, si passa la voce che tra un po' sposeranno anche i gay, anche perché in Italia gli unici che vogliono sposarsi sono i gay, quindi anche i preti non sono più una baracca. La questione morale. No, ma è risolto. Non c'è più la morale, ma questo non è un molto adesso che sono in confidenza. Ma quanto è possibile? Sono lì da lei. Sono latitanti. La polizia li cerca lì. Ah, li sta cercando Moro. Ah, il compromesso storico? L'hanno fatto il compromesso? L'hanno fatto anche il Washington? Guardi, adesso c'è uno nuovo, io non ho ancora inquadrato. Bene, mi scusi, appena arrivato, ma lo sapevo. Detto che gli sono due piedi, sembra un democristiano, si comporta come un democristiano, magari effettivamente è un democristiano. Però è un democristiano di sinistra, che come lo dico di destra, che come un fascista di centro, che insieme possono fare un partito unico e trasversale, lasciando fuori i nazisti dal volto umano, non lo so dire, non lo so, appena arrivato. Sospetto che sia figlio di gente quasi mai un giorno, ma non lo so. Thank you.